Buongiorno a tutti, io sono Miriam Guglielmo e la proposta discografica di oggi per Velut Luna è Within and Without, omaggio a Rachmaninoff di Edoardo Brotto. Si tratta di una proposta musicale particolare, potremmo dire sui generis. Edoardo Brotto, pianista di formazione classica, ci propone sei, potremmo dire, miniature, estratti, studi musicali che sono un vero e proprio omaggio al compositore Sergei Rachmaninoff, senza dimenticare altre ispirazioni e altri influssi che possono provenire dal mondo pianistico, quali possono essere Chopin, Liszt, ma anche di ambito francese, quindi parliamo di Fauré o Ravel, contaminando il tutto con una patina di jazz all'americana, e quindi strizzando l'occhio a Gershwin in certi casi. Questo disco è una testimonianza, potremmo dire, uditiva di un qualcosa che non è scritto, ovvero Edoardo Brotto non ha scritto queste composizioni, che sono, potremmo dire, fissate nella sua memoria e probabilmente così rimarranno. Quindi la nostra occasione per poter ascoltare questi brani è l'ascolto discografico. Si tratta di sei brani che sono accomunati da una scrittura pianistica molto intricata, in cui appunto i riferimenti a Rachmaninoff sono evidenti nella disposizione melodica e nel dipanarsi delle melodie. Edoardo Brotto è estremamente capace nel farci immaginare questi paesaggi visivi descritti non solo dai titoli altamente evocativi, ma anche da sensazioni uditive, da espedienti musicali capaci di farci immaginare e seguire, come in un disegno che va a formarsi sotto i nostri occhi, questi momenti, queste immagini, o potremmo dire appunto paesaggi sonori. Molto interessante come proposta, anche perché ci riporta ad un contesto musicale classico, accompagnandoci in questa sua visione musicale. I brani sono estremamente identificati, singolarmente chiusi e completi nella loro complessità e nella loro scrittura, potremmo dire, anche se di scrittura non si parla. La fascinazione sonora deriva appunto dal considerare questa proposta come un ibrido, un'improvvisazione, potremmo dire, perché ai nostri occhi può apparire tale, e un vero e proprio studio di quella che è la partitura, tra virgolette. Brotto è estremamente analitico nel suo modo di scrivere e di comporre, nel suo modo di dislocare le idee nella partitura. Potremmo definire queste sei miniature come dei veri e propri quadri di un'esposizione. Si tratta di una passeggiata all'interno di una galleria d'arte in cui ci troviamo di fronte prima ad un quadro in cui è espressa la melanconia, la nostalgia di un addio. Il secondo quadro è sferzante, è il freddo, è ghiaccio, è un'immagine di una montagna o di un paesaggio invernale. Nel terzo quadro invece ci troviamo quasi in un sogno di una notte di mezz'estate in cui i personaggi fantastici ci circondano e ci danzano davanti agli occhi. Il quarto quadro è un vero e proprio scontro di due anime che vanno a lottare in un gesto di amore e odio. Il quinto quadro ci propone un ambiente fantastico, un ambiente cupo, ma in cui possiamo notare degli sprazzi di luce diffusi qua e là. E il sesto e ultimo a conclusione della nostra galleria ipotetica è un grande classico, ovvero incentrato sulla figura del diavolo, un archetipo che nella storia dell'arte come nella musica è stato di ispirazione per tantissimi compositori e musicisti. Consiglio l'ascolto di questo disco a chiunque voglia approcciarsi alla cosiddetta musica colta, senza sviare in banalizzazioni o in semplicismi, ma andando a scovare una vera e propria gemma del nostro panorama, sia per quanto riguarda la composizione, quindi la proposta di nuove idee, e sia per quanto riguarda invece l'ispirazione, l'origine di queste idee, che sono appartenenti ad un mondo classico e ad un mondo che ha ancora molto da offrire anche alla contemporaneità.
E anche per oggi è tutto from the musical side of the moon.